caccia dei Celti, le legioni di Roma, il peregrinare di Maria Maddalena. L'Ines delle guerre, godo bizantine, tra corti longobarde, abbazie benedettine. Sulle vie dei franchi, le vite dei santi. Bienheureux les pauvres en esprit. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacifisti, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Non ho avuto un'illuminazione, un momento preciso in cui ho capito di essere cattolico e di credere in Dio. Tempo fa sono andato a fare un reportage in Israele, in Terra Santa, e mi ricordo che quando sono arrivato mi è capitata una cosa molto strana. Ad accogliermi c'erano un autista, un fotografo e una guida. La guida era un ebreo praticante, l'autista un israeliano musulmano e il fotografo non era nulla, era agnostico. Io mi sono definito cattolico, nonostante che a quel tempo non mi fossi ancora convertito. Ho messo piede in Terra Santa e mentre chiacchieravamo sulle convinzioni religiose di ognuno di noi, mi è venuto naturale affermare di essere cattolico, anche se ancora non credevo di esserlo, e mi sono sorpreso di averlo detto. In un certo senso, i romanzi che scrivevo prima della mia conversione presagivano che io ero cristiano. Cioè, rileggendo delle cose scritte in passato, mi sono reso conto che in me già c'era un bisogno spirituale. Mi ricordo di un romanzo che avevo scritto, il cui soggetto è molto forte, perché tratta della disperazione e del suicidio del personaggio principale. Non so bene perché mi sono inventato questa cosa, ma a un certo punto della vicenda, il protagonista entra in una chiesa. Non è credente, ma sente il bisogno di entrare e si trova davanti ad una Madonna dipinta su una vetrata. Si ferma, chiude gli occhi e rimane assorto come se qualcosa lo avesse colpito. Quando ho scritto queste cose, in realtà non sapevo assolutamente perché le stavo scrivendo. All'époque où j'écrivais ça, je ne sais pas pourquoi j'écrivais, pourquoi j'imaginais ce genre d'épisode, si vous voulez. Una volta un critico letterario scrisse in una rivista che io, François Taillandet, ero essenzialmente uno scrittore cristiano.
Mi sono stupito che avesse scritto una cosa del genere, ma in effetti non aveva torto, perché leggendo i miei libri emergeva questa tensione spirituale. Il fatto che gli altri mi dicessero che ero cristiano prima che ne prendessi coscienza mi ha sempre molto colpito. Pian piano mi ha costretto a riflettere su questa cosa, ma non saprei dire quale sia stato il momento preciso in cui le cose sono cambiate, il momento in cui ho fatto questa specie di salto e mi sono abbandonato alla fede. Per farlo credo sia fondamentale mettere da parte molto amor proprio ed orgoglio. Riconoscere di avere la fede è un atto di umiltà. Bisogna riconoscere che la ragione non può spiegare tutto e che ad un certo punto occorre credere in qualcosa di cui non si ha prova. La fede oltrepassa la ragione, non è contraria alla ragione. Compiuto questo passo, è possibile rileggere le scritture e riflettere su queste cose. Ma questo lavoro di lettura e di approfondimento non basta. È necessario che accada qualcosa che ci faccia entrare nel campo magnetico di Cristo. Le champ magnétique de Christ. Durante la mia infanzia frequentavo un cattolicesimo di routine. I miei genitori erano sinceramente cristiani, ma per me si trattava di qualcosa che mi era imposto dalla famiglia, ossia era parte della mia educazione. Non penso che a quel tempo credessi veramente in Dio. Poi, come molte persone della mia generazione, quella degli anni 70, mi sono completamente allontanato dalla religione. Ho solo il ricordo nitido di un mattino che ero a casa mia, seduto al tavolo a lavorare, e mentre riflettevo su queste questioni, ho sentito che forse mi succedeva qualcosa. Avvertivo che ero indubbiamente cristiano. Forse è proprio in quella circostanza che ho compiuto la svolta e ho capito di avere la fede. Il y a eu pour moi certainement la figure et l'action. Per me la figura di Papa Giovanni Paolo II è stata importantissima. Credo che abbia cambiato la visione che avevo della Chiesa e del cattolicesimo. Ciò a partire dal suo ruolo internazionale, dal fervore che originava ovunque andasse e dal suo impegno. Io credo che attraverso questo Papa il messaggio di Cristo acquistasse ancora più forza nel mondo in cui vivevamo. Quando ero più giovane, ritenevo che il cattolicesimo non fosse altro che l'ideologia imposta. Ma a un certo punto mi sono reso conto che le cose non stavano in questo modo. C'era molto di più. Il cattolicesimo è una necessità per il mondo. Credo che in questo senso la figura di Giovanni Paolo II abbia contato moltissimo per me. J'étais
j'habitais dans une société dont on peut penser qu'elle se déchristianise. Vivevo in una società che si riteneva si stesse decristianizzando sempre più. A un certo punto ho capito quello che rischiavamo di perdere. Anche le critiche contro la Chiesa, in un certo senso, mi hanno riavvicinato alla religione. Ero convinto che, se scandalizzava molte persone che parlavano delle posizioni reazionarie del Papa, era comunque curioso come la Chiesa mettesse in luce delle contraddizioni del mondo moderno. Penso di essere sempre stato sensibile al fatto che la Chiesa ci aiuti a vivere meglio nella società. Per esempio, in Francia si parla da tempo della questione del legame sociale. Si ha l'impressione che la società stia sprofondando nell'individualismo e che la religione, la Chiesa, siano un modo per stare insieme, un modo di pensare gli uni agli altri. Per me questa dimensione sociale è sempre stata fondamentale. Dopo qualche tempo mi sono reso conto che il messaggio che trasmetteva Giovanni Paolo II e la Chiesa in generale proponeva un ideale. Per me il Papa era una sorta di vecchio cardinale italiano che si vedeva ogni tanto uscire dal Vaticano. Questo è ingiusto, perché anche Paolo VI è stato un Papa molto importante per diffondere il pensiero della Chiesa nel mondo. Ma sicuramente Giovanni Paolo II stravolse completamente questa immagine del Vaticano chiusa su se stessa. Questo Papa ha avuto un importante ruolo politico. Ha compiuto molti viaggi attraverso il mondo e ogni volta che arrivava in un posto c'erano centinaia di migliaia di persone che lo ascoltavano. Grazie a lui ho capito che il cristianesimo non è quella cosa polverosa di cui avevo ricordo, ma che invece è una religione viva per tantissime persone nel mondo, soprattutto per i poveri. Questo è senz'altro qualcosa di fondamentale. C'è stata quella frase incredibile che Giovanni Paolo II ha detto all'inizio del suo pontificato. Credo che fosse una delle prime volte che prendeva la parola come Papa. Il leitmotiv del suo discorso era: non abbiate paura. Non abbiate paura di aprire le porte al Cristo. Molte volte ho ripensato a queste parole e mi chiedevo perché ci diceva di non avere paura. Avevamo dunque paura? Paura della vita? Il Cristo ci faceva paura? Per lui dire non abbiate paura significava andate avanti. Era un appello a vivere e ad aprirsi a qualche cosa. Anche se non l'ho mai conosciuto direttamente, è stato un Papa molto importante nella mia vita. Mi viene in mente un'immagine che potrebbe sembrare ridicola. Vediamo un piccolo gatto che gioca. Lo prendiamo per la collottola e lo mettiamo davanti a noi e gli diciamo: stai buono qua. Papa Giovanni Paolo II ha fatto la stessa cosa con me. Mi ha preso e mi ha messo qua con il Cristo. Mi ha detto: tiens, toi, tu es là, tu es avec le Christ. Voilà, hop, tu es là, c'est tout.
Moi j'ai grandi dans un dans une époque où il y avait encore. Sono cresciuto in un'epoca in cui, nonostante le disillusioni del comunismo, c'erano ancora delle speranze di tipo rivoluzionario. Io stesso, quando ero giovane, avevo delle simpatie comuniste. Che cosa è successo quando alla fine degli anni Ottanta sono crollati il muro di Berlino e i regimi comunisti nei paesi dell'Est? Che mondo ci ha lasciato il fallimento di tutte le speranze rivoluzionarie? Ho dei ricordi molto chiari di quel periodo. Era evidente che il capitalismo liberale, ormai globalizzato, si presentasse come l'unico modello sociale per l'avvenire umano. Non c'erano più altre scelte, nulla da sperare, e le società capitalistiche dichiaravano che il mondo intero sarà capitalista e che tutto andrà bene, basandosi sui consumi e sulla produzione, con una qualche attenzione ai diritti dell'uomo. Almeno il capitalismo ha questo merito, ossia di rispettare la democrazia, una democrazia leggera. Ma quello che era evidente a quel tempo era che si trattava di un discorso ideologico, di un'illusione. Il mondo, comunista o meno, restava molto violento. Proprio in quel periodo le diseguaglianze tra paesi ricchi e poveri sono aumentate a dismisura. Era chiaro che sempre più vivevamo in una società violenta. L'unica possibilità per cercare di rimediare a questa situazione disastrosa non poteva che essere la religione, il messaggio di Cristo. Finché Papa Giovanni Paolo II avversava le democrazie popolari e i regimi comunisti, era osannato dal mondo occidentale. Ma quando ha cominciato a criticare anche i nostri sistemi democratici, in molti hanno cominciato ad attaccarlo. Il Papa non era soddisfatto della società capitalistica che si stava sviluppando in Occidente, ma guarda, il nostro Occidente liberato non sopportava la critica del Papa. Come mai? Io credo che il messaggio di Cristo ci ricordi che l'uomo non sarà mai felice se pensa solo ai consumi. Tanto alla fine tutti dobbiamo morire. Rispetto a queste cose, il Salvatore ci dà una speranza. Ci dice che c'è qualcos'altro. Credo che il cristianesimo debba dare un modello di società. Non so quale sia un modo di convivere nel mondo odierno alternativo a quello attuale, ma non ritengo che il cristianesimo abbia come compito quello di risolvere questo tipo di questioni. D'altra parte, penso che la presenza e l'azione di testimonianza dei cristiani può essere molto benefica e utile per l'umanità. Non ho nessun problema ad essere etichettato come uno scrittore cattolico, in effetti lo sono. Ma quello che mi sembra chiaro è che il credo religioso di uno scrittore non debba essere una prerogativa della sua produzione letteraria. In tutti i romanzi che ho scritto, mi interessa raccontare la realtà umana, cercando di fare emergere tutti i temi che mi tormentano. Non penso che ad un certo punto sia necessario che emerga una verità cattolica, sia degli scrittori con tutto il proprio essere, con le nostre idee, i nostri ricordi e con la propria sensibilità. Sicuramente anche la fede, infatti, se questa esiste, emergerà sicuramente in quello che si scrive.
ma io non cerco di essere cattolico quando scrivo. Non voglio che una sorta di morale prestabilita emerga dai miei romanzi. Anzi, penso che la missione di uno scrittore sia quella di esplorare l'anima umana, i suoi sentimenti, l'interiorità. E può capitare di scrivere delle cose che non siano etiche. Possiamo voler descrivere le pulsioni più oscure dell'uomo. È giusto dire ciò che si vede e ciò che si sente. Per dare un esempio, nel mio penultimo romanzo c'è un personaggio che mi somiglia, una sorta di mio doppio, che come me si definisce cattolico. Quello che mi interessava era di evidenziarne le contraddizioni. Nicolas, il protagonista del mio romanzo, vive con una donna ma gli è infedele. A sua volta la donna lo tradisce e alle critiche del compagno risponde mettendo in luce l'incoerenza tra la morale cattolica che pretende di avere e i suoi comportamenti quotidiani. Come si dice, la carne è debole. Con questo racconto a me interessava mostrare come la fede in Gesù non sia qualcosa che conviva facilmente con la nostra vita, come non sia facile essere veramente cristiani. Per me è fondamentale esplorare questi temi. Sono più interessato alle contraddizioni che a descrivere delle situazioni accomodanti con una morale ben stabilita. Penso che sia importante capire come la fede entri in contraddizione con molte delle nostre pulsioni, in cosa ci chieda di andare oltre, di sforzarci. Questo è stimolante per uno scrittore. Nel libro che sto scrivendo, uno dei personaggi è un sacerdote che dubita della sua fede. Non sente più Dio, continua a pregare, ma ha l'impressione che siano dei gesti vuoti. Ci sono dei giorni in cui ci sentiamo credenti e altri in cui non ne siamo sicuri, in cui abbiamo dei dubbi e sentiamo la fede distante. Per me è importantissimo esplorare queste contraddizioni. Fino ad un certo punto della mia vita avevo l'impressione di vivere tra persone per lo più non cristiane, anzi, spesso anticattoliche. In Francia, infatti, nell'ambiente dei media, c'è una forte diffidenza rispetto al cattolicesimo, sia ironici se non addirittura critici verso il Papa. Eppure, rispetto alla mia scelta, ho quasi sempre riscontrato indifferenza. Le persone non mi interrogano quasi mai su questa mia svolta. Mi è capitato anche di sentire una certa curiosità e simpatia intorno a me quando affermo di essere cattolico, magari perché le persone non vogliono essere sgradevoli con me. Come dicevo, in Francia è normale disprezzare il cattolicesimo in certi ambienti, ma per fortuna a me non è mai capitato di subire degli attacchi particolarmente violenti. Una cosa che mi colpisce molto è riscontrare che in una società come la nostra, quando ci dichiariamo cattolici, ci rendiamo conto che molte altre persone intorno a noi hanno gli stessi sentimenti, ma semplicemente non pensano di dichiararsi. Questo addirittura nel mio ambiente. Io credo,
anche se non voglio dare delle lezioni a nessuno, che bisogna far sapere di essere cristiani. Ciò non significa cercare di convertire qualcuno, ma semplicemente credo sia importante dirlo, affermare ciò che si è. Quello che ci domanda il Cristo è di testimoniare. De témoigner, je crois que c'est ce que nous demande le Christ.